Amici bellini, guardate. Ci guardiamo questa partita se lo streaming me lo fa fare, ma questa partita è una scusa per guardare il numero 22 dello Shakhtar Donetsk, Matvienko, Mikola Matvienko, accostato come tutti i terzini sinistri del mondo al Napoli. Ce lo guardiamo, non si sa se è una cosa vera o meno, ma noi ce lo guardiamo. Quindi guardate questo video, sì, un po' per la reazione per l'Inter, che insomma io sono combattuto, vorrei che l'Italia vincesse qualcosa, però l'Inter se poi si fa troppo forte, i due posti in Italia sono già assegnati, insomma sono combattuto, e lo ammetto. Ci guardiamo dei giocatori interessanti sperando di trovarne per la cosa così, ma si parla soprattutto di mercato in questo video qua, perché non si, per il Napoli non si capisce niente. Il mio pronostico al 0 minuti è che l'Inter 2 gol li fa, poi dopo non so come finisce, ma l'Inter 2 gol li fa, il portiere loro non mi convince. D'Ambrosio cerca la giocata, primo controllo che non diventa dribbling. Bella chiusura di Matvienko, ecco qua, e poi si addormenta e fa il fallo, vedi? Abbiamo degli spunti interessanti subito. Savini, ma Savini, è normale. Vedi Matvienko, non è male, è cominciato, vedi, è cominciato un po' così, però mo si sta prendendo un po' di fiducia. Mi dicono che è riserva di Ismaili, ma possiamo noi essere esperti di calcio ucraino? No. Dalla giù a Cocciolava, la goccia che è buono per il calcio liquido. Gocciolava. Ah, l'ha fatta la strozzata Matvienko, eccolo qua, il primo gol dell'Inter. E vedi come gocciolava. Allora, mo su questo gol, la schifezza di un portiere che io ho guardato nel pre-partita già, fazzoletto che non sapete fare, cioè si stanno insamando quelli che sono fortissimi con i piedi, mo questo yam. Basta con questo giocare con i piedi quando non siete nemmeno in grado. Guarda qua, mamma mia, bellissimo gol tra l'altro, un bello stacco proprio a aggredire la palla. Bravi. Matvienko non mi dispiace, sinceramente. Un giocatore ordinato, può fare delle cose interessanti. Certo, meglio Mario Rui, voglio dire, per quanto ho visto finora. Però, ma qua ci parliamo di gol mangiato horror. 2, 3, 4. È Lukaku proprio che la. Mamma mia, Lukaku come Milik, ragazzi. Questo è alla Milik. Si è buttato di testa, però l'ha presa con la spalla. Cambio di gioco di Matvienko. Attenzione, bellissimo. E poi qua. Ma però. Ve l'avevo detto che questo era un video di calciomercato. Matvienko, ragazzi, il migliore dei loro finora. Io dico che per chi non è tifoso dell'Inter questa partita è noiosina, eh? È noiosuccia. Che cose belle non ne vediamo. Loro, lo Shakhtar, palleggini sulla tre quarti, ma senza mai affondare. Non hanno una prima punta. Io così mi annoio, eh? Boom, tiri che volano. Speriamo che Lukaku la prenda. Mamma mia, ho fame, ma è una fame di noia. Non tirano mai a porta, mai, mamma mia. Ma altro che il Napoli. Capite? Almeno dai una parvenza che fai sporcare i guantoni a Andanovic, se non ci provi proprio mai. Voi scrivete, secondo i miei calcoli, prima di vedervi il secondo tempo, lo stavo dicendo io, canale, o se siete iscritti lasciare un like. Ma mi sembra evidente, no? Io non dico che l'Inter non abbia meritato il vantaggio, però vabbè, difesa. Sì, li lasci, fai bene a lasciarli giocare, perché se loro sono sterili con questi passaggetti inutili, va bene anche così, puoi vincere anche così. L'abbiamo fatto anche noi e secondo me va sfruttata questa cosa. Se loro non tirano da fuori, non si prendono un calcio d'angolo, non si prendono un calcio di punizione, la passi a me, la passo a te, magari poi nel secondo tempo si possono stancare quelli dell'Inter, però non vedo nemmeno che si stanno sprecando più di tanto. Quindi così può finire fino alla fine un altro contropiede, magari un altro errore loro e il Napoli magari, e l'Inter fa il secondo gol che io avevo pronosticato, dopodiché ce ne andiamo tutti a casa. Ma queste sceneggiate, mamma mia, mi ha toccato qua. Vogliamo chiamarla esperienza internazionale, va bene, per me sono simulazioni. Matvienko, il cross di Matvienko e se la magnate, vedi, mamma mia.
Portiere horror, ragazzi. Ma va bene, perché loro stanno giocando anche peggio del primo tempo, per quanto mi riguarda. L'Inter, lancio lungo sui difensori, sempre pericoloso. Secondo me, veramente minimo sforzo, va bene, vincessero così. Due gol dell'Inter pronosticati da Valerio Fluido da New York. Sì, Matvienko, ok. Mo ce la vogliamo prendere con Matvienko? Sì, perché salta pochissimo, non aggredisce il pallone. Però anche il portiere lì, secondo me, poteva intervenire. Non è che mo ci dobbiamo difendere Matvienko. Doveva saltare. Eccolo. Ah, se l'hai mangiato. Bello, bello, questo è bello. Bravo, no, vanno puniti, bravo. Un applauso all'Inter, il cinismo, il famoso cinismo, si fa l'applauso all'Inter, meritano tutti, perché lo Shakhtar mi ha fatto venire i turcimenti di stomaco, va bene così. Non lo fermi, quando si lancia da solo, non lo fermi. Allora c'è anche una questione di questo spunto, qual è lo spunto di riflessione per questo video? 3-5-2 di Mazzarri, il 3-5-2 di Guardiola e il 3-5-2 di Conte. Lo stesso sistema di gioco può essere sviluppato in maniera diversa. Se tu fai una difesa estenuante e poi hai chi lanciare che ti risolve la partita anche da solo, o con 1-2 o con uno strappo, allora sì. Ma se tu lo vuoi fare alla Guardiola, dove non ti stai difendendo di niente, perché non è che il Lione ti stava attaccando. Guardiola, poi però gli scambi davanti col 3-5-2 funzionavano e non si creava pericolosità. Lo capite o non lo capite? Voi lo capite perché seguite questo canale e quindi volete approfondire. 5-0 è tondo, di destro. Dopo essersene mangiati due o tre clamorosamente, ne fa due belli. Capite perché Osimhen lo dobbiamo aspettare? Non dobbiamo giudicare subito. Bah, ragazzi, io la chiudo qua, perché non mi sembra il caso di andare avanti. Così possiamo postare il video più in fretta. Eccoci qua. Allora, sono rimasti gli amici bellini là appesi, ma va bene lo stesso. Allora, doveva essere un video per guardare questo Matvienko. E insomma, abbiamo visto che è un giocatore discreto che si perde. Ah, è rimasto pure la t-shirt, che trovate sul fluido.net, tra l'altro, se vi interessa. È un giocatore discreto che non mette e non toglie. Non è un fenomeno, non ci impressiona. Potrebbe anche giocarsela con Mario Rui, per quello che abbiamo visto. Ovviamente tutta la squadra intorno a lui è stata di una mediocrità impressionante, al contrario, nel senso che quanti passaggetti e quanta sterilità in attacco, ed è questo che poi favorisce la difesa e il famoso 3-5-2 di Conte, che sta là, aspetta, non deve fare niente, chiude le linee bene, si stringono, si allargano quando devono, e poi nei ribaltamenti di fronte Barella era in palla e quindi poteva fare qualche strappo. E su errori dello Shakhtar sono nate le prime occasioni, dopodiché hanno avuto vita facile. Sono anche cresciuti nel secondo tempo, l'Inter ha legittimato, non è stata solo difesa, ma perché lo Shakhtar non attaccava nemmeno più. E quindi da New York Valerio Fluido è tutto. Questo terzino non ci ha impressionato, speriamo che venga dell'altro. Oltretutto l'altro terzino in orbita Napoli, Reguilón, lo rivedremo nella finale di Europa League tra Inter e Siviglia, che è la regina, tutti uguali, Rignan la vince sempre l'Europa League. Però questa Inter qua, quadrata, con i difensori che stanno in grande forma, De Vrij e Bastoni specialmente. Godin non mi piace proprio, butta la palla avanti, fa falli inutili. Gli altri due stanno facendo la differenza, per quanto mi riguarda. Le fasce si alternano, devono correre a iosa e quindi vanno bene loro. Noi abbiamo adesso dei problemi a livello di calciomercato, perché non si capisce niente. Quali sono i giocatori che rimangono? Quali sono i giocatori che devono essere venduti? E quando ci muoviamo, visto che stiamo per andare in ritiro e tra poco si ricomincia, e ancora non si è capito chi sarà il terzino a sinistra, chi sarà quello da sostituire per Allan, che pare sia andato alla corte di Ancelotti.
Totti di nuovo. E chi sarà il sostituto di Callejon? Si parla ancora di un Der con lo scambio Maximovic più soldi, però si continua a parlare di Boga, che però a destra andrebbe adattato. Allora non lo so se è la scelta migliore. Insomma, dobbiamo fare un video specifico per il calciomercato appena si sa qualcosa di in più, perché non è che posso fare amici bellini, non si sa niente. Vi devo dare notizie reali.